quando la scelta cade su di lui, Giuseppe Perico è un notissimo e affermato avvocato, un illustre amministrativista, un professore universitario con un'esperienza come deputato alla Camera per una legislatura breve. È un socialista laborista che il centro-sinistra sceglie dopo Sansa e in parte anche contro Sansa, che resta in lizza con una sua lista civica per le seconde elezioni dirette, quelle del 1997, alla fine di una legislatura accorciata più breve di un anno. La battaglia elettorale non è uno scherzo per Perico, che la spunta al ballottaggio contro un candidato a sorpresa, l'ex leghista Sergio Castellaneta, che corre con un'altra lista civica e arriverà a poche migliaia di voti da Perico. Vediamo la linea in diretta da Palazzo Tursi, dalla Sala Rossa, dove si sta svolgendo la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale. Ecco, ma ci dobbiamo interrompere molto opportunamente, perché nel frattempo ha fatto il suo ingresso in sala il sindaco di Genova, Giuseppe Perico, accompagnato dal probabile vice sindaco, usiamo ancora questa accezione, Claudio Montaldo alla sua destra. Perico cerca subito di mettere al centro del suo programma un'azione che porti Genova nel centro di qualche avvenimento internazionale, con lo scopo di attirare grandi investimenti pubblici per proseguire il cammino intrapreso con le colombiane e prima ancora con Italia 90, i cosiddetti grandi eventi che hanno incominciato a cambiare la faccia della città. Fiumara è la trasformazione di una parte chiave del territorio cittadino, trasformandola appunto da area industriale portuale a zona dedicata al tempo libero, allo sport, alla grande distribuzione con spazi spettacolari e cinema, è un segno forte che farà molto discutere. Questa spettacolare implosione è stato cancellato un altro storico simbolo della Genova operaia. Sabato 1 dicembre 2001 alle 13.10 nell'area della Fiumara le cariche di esplosivo hanno demolito l'edificio a 5 piani che ospitava la mensa dell'Ansaldo, punto di ritrovo per migliaia di metalmeccanici. Al suo posto sorgerà il nuovo Palasport di Genova. Il Palasport andrà ad aggiungersi alle tre torri residenziali, ai centri del divertimento e del benessere, alla multisala cinematografica che sarà inaugurata a metà dicembre e alla galleria commerciale, un complesso fantastico che cambierà il volto del ponente genovese. L'assegnazione del G8 del 2001 a Genova, su spinta dell'allora premier Massimo D'Alema, è la decisione che maggiormente mobilita le capacità organizzative e pragmatiche di Perico, che dovrà preparare la città all'incontro dei grandi della terra. Ma prima ancora ci sono le aree del porto antico da completare. Perico firmerà la totale riconversione della Darsena. Giuseppe Perico, che è in collegamento telefonico. Buonasera, signor sindaco. Buonasera. Buonasera, sindaco, un commento non glielo chiedo, io le chiedo innanzitutto... Sono qui in Piazza Dante, dove sì. Sto cercando di convincere i dimostranti a ritornarsene via, perché sono questi dimostranti pacifici, in modo tale che la polizia possa... Signor sindaco, ma tanto la stiamo vedendo con le nostre telecamere mentre lei sta parlando. Dicendo perché la polizia possa più liberamente andare a inseguire e a perseguire quelle bande di razziatori che sono in giro per la città. La violenza e la distruzione, perfino la morte del ragazzo Carlo Giuliani, marcheranno il G8 genovese del 20, 21 e 22 luglio, con la città in balia dei cortei dei violenti e delle manifestazioni dei No Global. La notizia sicuramente di quelle che non si possono rimandare. Elisabetta Biancalani. Sì, purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni. Gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco. Qual è stata la ferita più grande in questi giorni? La violenza, la morte. Soltanto le altre sono sciocchezze, cioè dico adesso ho detto una cosa che poi subito domani avrò un sacco di contestazioni, ma a mio giudizio anche il danno, la distruzione e così via, che non deve essere fatta, non deve avvenire, ma è facilmente rimediabile. La città cambia pelle per il G8, ma anche per il successivo grande appuntamento che arriva dopo 3 anni, quello di Genova, capitale europea della cultura, appunto nel 2004. Un appuntamento significativo e che si rivelerà molto più importante del previsto.
si restaurano e si riaprono palazzi storici e strade come via San Lorenzo, pedonalizzata, si costruisce il Museo del Mare, aggiungendo al percorso cittadino una tappa fondamentale nel suo nuovo biglietto da visita. Tra molte polemiche e futuri dibattiti si decide di aggiungere alla Fiera del Mare un nuovo padiglione che sarà costruito da un arcistal, Charles Nouvel. Il mio giudizio 2004 è un esito molto positivo. Vediamo oggi una frequentazione di turisti stranieri che non avevamo nel passato, i dati statistici sono positivi da questo punto di vista, quindi quel profilo si è risolto abbastanza positivamente. Il decennio di Perico, soprattutto nella seconda parte, è contrassegnato dal tentativo di riequilibrare i conti delle società partecipate, in particolare la AMT, che vacillano, gravate da deficit accumulati nel corso dei decenni. Ritornano i filobus a Genova presentati oggi dal sindaco Pericu. Un ritorno importante dopo la posa di oltre 9 km di linea aerea, 113 pali e paline di sostegno, 329 ancoraggi a parete e tesi più di 7.000 metri di funi di sostegno in acciaio. Oggi, dopo aver avuto il filobus operativo fino a una certa parte della città, oggi si estende in un percorso lungo e significativo che copre la parte centrale della città di Genova, quella che è oggetto di maggior sistema di trasporto. AMT, AMIU e anche Aster diventano epicentri di azioni importanti, sia da un punto di vista finanziario, sia nella prospettiva di renderle più efficienti e più al servizio dei cittadini. Compito difficilissimo che costerà anche caro al sindaco in termini di azioni della magistratura contabile, la Corte dei Conti, con la quale dovrà discutere giudiziariamente molto prima di essere completamente scagionato. Senta, lei si sentirebbe di consigliare una sorta di assessore a Marta Vincenzi, anzi un assessore a Marta Vincenzi, uno della sua giunta, il migliore? No, assolutamente no. Tutti sono ottimi. Se fa già la giunta a Marta Vincenzi, poi sarà... Tutti, assolutamente no. Sono scelto di Marta. Parliamo di cose un po' più amene, per esempio dei regali. Lei ne ha ricevuti tanti. Tony Blair, quando ha lasciato, ha dovuto venderne alcuni e lasciare altri invece al 10 da Downing Street. Lei si porta a casa qualcosa o no? No, non ho nulla di particolare a portare a casa, nel senso che ho portato via adesso i cataloghi delle mostre del 2004, ma direi non ho necessità né di vendere di altro. Ti sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. Primocanale.it, la TV della Liguria. On demand.